Caro Babbo Natale, quest'anno sono stata decisamente buona, molto buona, troppo buona per l'anno che abbiamo appena vissuto e quindi mi sento in dovere di farti qualche richiesta. Ovviamente le mie sono richieste non materiali, ma che riguardano le cose più importanti che desidero per la mia vita e per la vita degli altri. Passo ad elencare, sperando che almeno una di queste richieste tu la possa esaudire. La prima cosa che vorrei è che non mi crescessero più i peli sulle gambe, perché è veramente uno sbatti depilarsi tutte le volte, inverno compreso. Desidero per il prossimo anno degli amici veri e sinceri, che non mi abbandonino nel momento del bisogno. Desidererei l'amore vero di un uomo vero, per sentirmi meno sola, ma soprattutto per far sì di tirar fuori la parte migliore di me e condividerla con una persona che mi ama. Mi piacerebbe diventare ricca e famosa, ma anche solo famosa va bene. Vorrei saper cantare, è l'unica cosa che mi manca e mi piacerebbe davvero tanto avere la voce di Beyoncé, se dovessi essere più precisa. Mi piacerebbe finire almeno una delle mie opere in cantiere per poter tentare la pubblicazione del mio secondo romanzo o di qualcos'altro. Desidero la salute e la felicità di tutta la mia famiglia. La mia famiglia è una famiglia molto allargata, che non si riduce solamente ai miei parenti di sangue, ma anche a quelli che mi sono scelta. Mi piacerebbe poter coltivare sempre le mie passioni, tutte le mie passioni, dalla danza alla scrittura, al registrare i video, editarli, disegnare, insomma, tutte le cose che mi appassionano. Mi piacerebbe costruire, o meglio, educare degli allievi lavoratori che non si fermano davanti alle difficoltà, ma penso che quest'anno ci abbia temprato abbastanza perché questo desiderio sia già stato esaudito prima di Natale. Mi piacerebbe mangiare e non ingrassare, perché sarebbe veramente una manna dal cielo poter finalmente sentirmi libera di mangiare qualunque cosa, qualunque contenuto calorico abbia. Mi piacerebbe abolire il tradimento, la falsità e l'ipocrisia. Sono tre cose che assolutamente io non sopporto nelle altre persone e penso neanche tu. Quindi magari possiamo fare una specie di lavoro di squadra, che dici? Mi piacerebbe elaborare un incantesimo proteico per le persone tossiche. So che essendo onnisciente comunque tu conosci tutti i Potter e tutti gli incantesimi di Harry Potter. E quindi suppongo che anche senza bacchetta tu possa dedicarmi questo piccolo gesto per evitare che io incontri ancora una volta delle persone che mi risucchiano ogni piccola energia ed emozione. Invano, ovviamente. Desidero da più di 10 anni il mio biglietto per l'Hogwarts Express e la mia lettera di ammissione a Hogwarts. Qualche anno fa qualcuno me ne ha inviata una, ma era chiaramente un falso. Quindi io aspetto quella vera, così da poter staccare almeno per un anno della mia vita, da una realtà che a volte risulta essere un po' pesante. Un desiderio che mi piacerebbe tantissimo ricevere, anzi esaudire per questo Natale, è di poter tornare a lavorare in palestra e non dover più lavorare da casa. Non che non apprezzi le lezioni online, per carità, mi piacciono molto, anzi tirano fuori delle cose che mai avrei immaginato con un tipo di lavoro così limitante. Ma lavorare in scuola di danza, in palestra, è tutta un'altra cosa. È vivere le persone, viverle giorno per giorno, vederle crescere. Staccare realmente da qualunque altro tipo di dispiacere e concentrarsi su qualcosa che ti fa perdere realmente la cognizione del tempo e che ti fa provare delle emozioni veramente grandi e forti. È completamente diverso. Io rivorrei indietro questa cosa che il 2020 mi ha portato via. In ultimo, caro Babbo Natale, vorrei tante risate e tanti sorrisi, perché niente più di quello può essere considerato la mia droga. Droga buona, si intende. Caro Babbo Natale, so che non sono richieste facili. L'ordine delle priorità, già lo sai, me ne basta uno solo.
Poi, se dovessi aggiungere proprio un'ultima cosa, vorrei anche la salute dei miei gatti, che fanno parte comunque della mia famiglia, quindi in realtà te l'ho già chiesto. Vorrei la mia salute, come è sempre stato e come sempre spero sia. E in ultimo, caro Babbo Natale, so che non hai poteri infiniti e che non puoi concedermi tutte queste cose, ma se proprio devo essere sincera, io sono già felice. Mi basterebbe solo una cosa per esserlo di più. Una di queste cose, una qualunque, ma una in particolare, e tu sai benissimo quale. In ogni caso, io ti auguro un buon Natale. Tu che ci sei sempre per i bambini, che li fai sognare, tu che ci sei sempre per me quando ho bisogno io di sognare, anche se ho 27 anni. E ti ringrazio per dare questa speranza al mondo, speranza che forse qualcuno ha perso e qualcuno continua a cercare. Ti auguro buon Natale e lo auguro anche a tutti coloro che mi stanno ascoltando in questo momento, che magari condividono con me qualcuno di questi miei desideri. Un abbraccio, Giorgia.